questa collaborazione tra chi si occupa di arte, chi si occupa di poesia è veramente molto significativa, perché sono due ambiti della cultura, due ambiti dell'arte che si compenetrano in modo magnifico, nel senso che comunque la parola si può fare immagine, nello stesso modo l'immagine si fa parola. Quindi io ringrazio chi ci ospita, appunto The Art Company. E non so se la dottoressa Tocchetti vuole dire due cose, due parole riguardo alla mostra, perché poi presenterò invece brevemente i nostri poeti che verranno poi presentati più approfonditamente durante l'incontro. E quindi grazie, dottoressa Carovaglia. Veramente due parole per chi non è ancora venuto qui al The Art Company a vedere questa mostra che si intitola Le spose di Darwin, dell'artista Carla Iacono di Genova, che ha lavorato con la tecnica del collage su alcuni manuali di anatomia illustrata dell'Ottocento. Le spose di Darwin siamo tutte noi donne. È una mostra che parla dell'identità femminile, dell'identità che si declina in tantissime varianti, tantissime variabilità. Ma la variabilità e la differenza, la diversità spesso vengono fatte bersaglio. Quindi, in breve, godetevi queste illustrazioni meravigliose che sono state realizzate con la tecnica del collage. Ragionate sul fatto che ogni componente della società è una singolarità che merita di essere inclusa, accettata e valorizzata, perché solo attraverso questa valorizzazione si può avere l'evoluzione delle specie, che è il grande capitolo della scienza contemporanea che ha scritto proprio il marito di Emma Darwin. Emma è stata una donna di grandissima religiosità che ha consentito al marito di sviluppare un argomento non facile che avrebbe messo in discussione alcuni dogmi di fede, ma lo ha fatto convinta che ci fosse un obiettivo superiore, un obiettivo di interesse comune che era meritevole di poter arrivare a conoscenza di tutto il pubblico. Quindi benvenuti ancora, non voglio davvero rubare spazio a questa magnifica giornata che la Casa della Poesia di Como ci onora di regalarci ancora una volta. Grazie. Volevo dire altre due cose, che questa iniziativa apre quello che sarà appunto a maggio il Festival Europa in Versi. In 13 anni la Casa della Poesia di Como col Festival Europa in Versi ha portato più di 200 poeti provenienti da tutte le parti del mondo, a partire diciamo dagli Stati Uniti, anzi dall'Estremo Oriente. Quest'anno avremo anche poeti vietnamiti, coreani, vabbè, poi statunitensi, latinoamericani, e soprattutto abbiamo un lavoro molto molto intenso con i giovani. Sin dal primo anno abbiamo lavorato con la maggior parte degli istituti superiori di Como e con l'Università degli Studi dell'Insubria. C'è qui tra l'altro presente una docente di lingua e letteratura spagnola, la professoressa Nieves Arribas, e quindi ci fa molto piacere anche portare diciamo, la parola poetica tra i giovani, perché sono in fondo il futuro del mondo. Ma la cosa bella, per chi ama la poesia, è bello appunto leggerla e ragionare sui versi, soffermarsi sui poeti che ci piacciono di più. Ma noi portiamo qui poeti in carne ed ossa. E questa sera abbiamo qui tre nomi importantissimi della poesia spagnola contemporanea. Io credo che noi, a parte gli addetti ai lavori, ma la maggior parte delle persone di poesia spagnola conosce al massimo, non so, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Antonio Machado, al massimo Rafael Alberti. Dei contemporanei non si sa quasi nulla. Beh, abbiamo qui tre diciamo, personaggi che rappresentano magnificamente la loro, diciamo, le loro generazioni, e sono il poeta Rafael Soler, il poeta José Ramón Ripoll e il poeta Joan Andión. Un bel applauso. Avremo modo poi di leggere appunto le loro biografie, di introdurli ciascuno di noi. Io introdurrò appunto Joan Andión, che è il più giovane, il poeta della nuova generazione. Andrea Tavernati, che è andato a parcheggiare, adesso Dove arriverà, introdurrà il poeta Rafael Soler.
purtroppo appunto poverino ha dovuto andare a parcheggiare, e invece il professor Gianni D'Arbonza, che è lui stesso poeta, traduttore e docente di lingua e letteratura spagnola e latinoamericana all'Università di Urbino, introdurrà il poeta Ripolta, che è anche il suo traduttore. Vorrei però anche ricordare che c'è qui con noi l'editore dei Quaderni del Bardo, con cui abbiamo instaurato una magnifica collaborazione da ormai 6 anni, e che è una piccola casa editrice ma che fa grandi cose, perché ha pubblicato, a parte gli altri poeti stranieri che abbiamo avuto al festival in passato, ma ha pubblicato in 3 bellissimi libri i nostri 3 poeti. Per cui, siccome la poesia va sostenuta, alla fine vi invito ad acquistare anche i libri dei poeti. Applauso. Aperta perché fa veramente caldo. Allora, io, dato che aspettiamo Andrea Tavernati, che è il vicepresidente della Casa della Poesia di Como, partirei invece con il poeta José Ramón Ripoll, e quindi passo subito la parola al professor D'Arbonza perché lo introdurrà lui, essendo anche lui traduttore. Grazie Laura, grazie alla Casa della Poesia, Andrea Tavernati e a tutti gli altri che fanno parte del comitato, che conosco già da diversi anni, e grazie a voi del pubblico per essere qui stasera. Allora, su José Ramón Ripoll, che dire? Nato a Cadiz nel 52, e parlando con lui nelle ultime settimane, abbiamo già fatto una presentazione anche a Urbino, la città in cui io vivo, e mi raccontava, tra le altre cose, che lui si sente un po' un musicista frustrato. È un musicista frustrato perché lui dice: io ho cominciato anche a suonare, suonavo il piano, avevo fatto anche delle composizioni, poi mi sono dedicato alla poesia. Dunque mi è rimasta impressa questa immagine del musicista frustrato, soprattutto perché la prima cosa che ho notato leggendo, ovviamente traducendo, visto che poi tradurre una poesia è forse una delle maniere più profonde per leggerle, dell'estrema, diciamo, della grande musicalità dei suoi versi. Dei versi che nascono, diciamo, che utilizzano i metri classici della poesia spagnola, che sotto certi versi è anche quella di quella italiana, Settenaria in decasilla di Alessandrini, la selva libera, che spesso usava persino Leopardi. Dunque, utilizzando metri classici, e uno dice, ancora ci sono poeti che usano metri classici, come no? Ce ne sono, sì, ci sono un sacco di poeti moderni, contemporanei, sono stati anche qui alcuni, che scrivono ancora sonetti, perché no? E, però al tempo stesso lo fa con una musicalità incredibile, e dunque il peso per il traduttore, sapendo che l'originale spagnolo ha questa grande musicalità, è ancora maggiore. Come rendere quella musicalità in italiano? Certo, aiuta il fatto che l'italiano e lo spagnolo, in sotto certi versi, sono simili, ma attenzione, sono simili fino a un certo punto, perché ci sono tanti tranelli, tanti falsi amici che bisogna superare. Spesso e volentieri il verso italiano si allunga molto rispetto a quello spagnolo. Lo spagnolo riesce a essere più condensato, non tanto quanto quello inglese, ma comunque, ecco, era difficile rientrare in quello che era il suo ritmo. Pietralotta è il libro che Quaderni del Bardo ci ha pubblicato, è recentissimo, l'ho tradotto praticamente nel mese di gennaio, quindi è veramente fresco fresco di stampa, è il secondo libro che traduco in realtà, avevo già tradotto La lingua degli altri di José Ramón Ripoll, e poi è venuta l'idea di tradurre anche Pietralotta, che sotto certi aspetti anticipa, ma dà anche elementi in più rispetto all'altro libro che ho tradotto. Anticipa in questo senso, si tratta di un libro poema. È un libro poema nel senso che chi ha modo di andare a leggere si renderà conto che tutti i titoli sono tra parentesi e in corsivo. Scelta del poeta. Lo ha fatto esplicitamente perché in realtà si tratta di una composizione più grande. È un libro poema, fatto di tanti frammenti, tante variazioni. Ecco, torniamo nel mondo della musica. Sono tante variazioni, infatti comincia con un preludio l'opera. Comincia con un preludio e poi a poco c'è un tema ve lo racconto tra poco, e su questo tema lui ci aggiunge variazioni. Dicevo, poeta di Cadiz, cosa che può sembrare un aneddoto legato alla sua vita, anche se
diciamo che la vita la passa tra Cadiz e Madrid. In realtà il tema principale è quello dell'idea da cui nasce il libro, è un'idea semplicissima. Un camminante, un viaggiatore che passeggia sulla spiaggia, che mi immagino quella di Cadiz, che io conosco tra l'altro abbastanza bene, e il viaggiatore cammina e trova tra la sabbia una pietra con una fessura, tra l'altro, una pietra nera, una pietra che in un certo senso diventa lo specchio del poeta. Perché come la pietra, quella pietra che poi viene probabilmente da una roccia o da uno scoglio, è stata strappata dall'erosione del mare, così anche il poeta si sente un frammento di qualcosa di più grande. Ed ecco che a partire da questo momento comincia in un certo senso l'identificazione tra il poeta e quel sasso, quella pietra rotta da cui il titolo. Dunque la pietra diventa uno specchio del poeta, uno specchio che rivela l'interiorità del poeta, in cui il poeta e il viandante, diciamo, sì, l'io poetico, meglio ancora, perché non è necessariamente il poeta, l'io poetico in cui si riconosce, e a partire da quello cominciano meditazioni sulla vita, sul linguaggio, su tante altre cose, e sull'universo, sul nostro essere, sulla solitudine, il nostro essere soli nell'universo e la volontà di ricomporsi a quella roccia da cui siamo stati strappati. Questo è un po', diciamo, il tema centrale. E ripeto, poi ogni poesia ha le sue variazioni. Oggi poi ne leggeremo qualcuna per darvi anche un'idea su come appunto si svolge il tutto. E a questo punto... Sì, se vuoi magari passare la parola o fare una domanda. D'accordo. E, a Ripolchi, quindi chiedo... in che modo il linguaggio oggi, il linguaggio poetico, è qualcosa di affine alla musica? O forse non lo è solo oggi, ma lo è sempre stato? Comprendiste la mia pregunta? O sea, relazione tra musica e palabra, si è una novità o si è sempre esistito nella poesia? Ante tutto, buenas tardes. Y agradecidos a todos por la asistencia, a Laura por la invitación que nos ha hecho a venir a esta maravillosa ciudad y como no, a nuestro editor por esta preciosísima edición de los libros de cada uno, ¿no? En mi caso, Piedra Rota. Con respecto a la pregunta que me he hecho, es verdad que yo, como una butad, digo siempre que soy poeta porque soy músico frustrado. No sé hasta qué punto eso es verdad. Yo soy musicólogo de profesión, me he ganado la vida no como poeta, sino como musicólogo a través de las ondas radiofónicas de la radiodifusión española, difundiendo música clásica y, bueno, pues estudiando y promocionando la música. Y creo que la poesía desde Homero pues ha sido eminentemente musical, ¿no? Eso se sabe, no sé, Homero, que cuentan cosas, cuentan historias, pero que no se pueden olvidar nunca de la música, porque si falla la métrica, si falla la música, falla la memoria y falla la transmisión entre los seres humanos. Te paro un momento que traduzco, porque si no, no olvido lo que has dicho. Allora, in un ringraziamento intanto a tutti quanti, a Casa della Poesia, al nostro traduttore, al nostro editore, pardon, Stefano Donno, che per la sua bella edizione, per le belle edizioni che ha fatto in tutti e tre i poeti, e diceva che lui in realtà si sente un musicista frustrato e si è guadagnato la vita in realtà nel corso degli anni in Spagna con, diciamo, con emissioni radiofoniche tutte legate alla musica, tant'è che, questo lo aggiungo io, non l'ho detto, ma l'aveva detto Urbino, una volta in un taxi il taxista ha riconosciuto la voce
non tanto l'aspetto, ma la voce. Ah, lei era Rosa Ramoripol, quello della radio. E dunque la sua voce quindi diventa più famosa quasi del personaggio, l'ha riconosciuto come voce più che come persona. E dunque diceva che, per rispondere alla mia domanda, sì, fin da Omero c'è l'importanza della musica, della metrica, perché senza metrica, senza musicalità, senza ritmo, non c'è memorizzazione, non c'è memoria, non c'è trasmissione della poesia. Incluso quando ha avanzato già los siglos, los griegos intentaron pues añadir instrumentos como la actual flauta o la actual lira para escuchar, para acompañar la poesía. Los más ortodoxos poetas, los que creían en la palabra y en la música de la palabra, se opusieron al principio, porque decían que la poesía ya en sí misma tenía intrincada, engendrada la música dentro de ella, y los instrumentos no hacían otra cosa que desviar la atención del oyente. Allora, si è cercato poi di accompagnare la poesia con degli accompagnamenti musicali, con quelli che sarebbero diventati gli odierni flauti, le lire, ma c'erano anche dei detrattori, coloro che si opponevano strenuamente a questo, perché dicevano che in realtà la musica era già intrinseca alla parola poetica, e quindi aggiungere una base musicale era in un certo senso sviare da quella che era la musicalità vera e propria del poema, e dunque creare una specie di perturbazione, di disturbo. Sin embargo, yo creo que la poesía, por lo menos en mi caso, parte de una célula rítmica, una célula musical, que de pronto que puede ser un verso al que yo no encuentro significado alguno, que de pronto sueño, es una aliteración, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ese verso, de esa célula, pues va, engendra un pensamiento musical, ¿no? Y a través de esa música, se puede decir, a través de esa sonoridad, surge el pensamiento poético. Unamuno, Miguel de Unamuno, detestaba la música porque decía que los poetas se dejaban llevar por las rumorosas, el rumoroso ritmo de las olas y se olvidaban del significado de las palabras. Yo no lo creo. Creo que la música le da el verdadero sentido al pensamiento, porque para mí la poesía es fondamentalmente pensamiento e conoscimento, además de musica. Allora, le poesie nascono da una cellula sonora, una cellula musicale, dice lui, a partire dalla quale poi, poco a poco, può essere un'alliterazione, un gioco di parole, un'onomatopea, a partire dal quale poi nasce tutto quello che è il pensiero, l'idea che sta dietro la poesia. Ha citato Miguel de Unamuno, che è uno scrittore, narratore, filosofo spagnolo inizio Novecento, che non amava la musica, perché diceva che appunto la musica allontanava l'attenzione dal pensiero. Lui non è d'accordo con Unamuno, dice che in realtà nelle parole, nei versi, c'è la musica, ma è anche il pensiero. Dunque queste cose sono già dentro, una buona poesia ha già dentro entrambe le cose. El escarabajo. No, no estoy llamándole a él, ¿no? No, es el título de un poema. Me llama escarabajo. Está bien. Mira, la página 158. No, pero vamos. Prefiero, bueno. Con roja hendidura. Perfecto. Roja hendidura. Muy bien. E 44.
Lo facciamo in questo modo, lo abbiamo utilizzato a Urbino e forse può essere meglio, nel senso che prima leggo la versione italiana, così voi vi concentrate sul tema e poi potete apprezzare di più le sonorità e la musicalità spagnola dell'originale. D'accordo? Rossa fessura. Nella sera, la fessura rossastra che il sole lascia tra il cielo e il mare. Ci rinvia al principio di un rumore ostinato. Ascolta, non il suono dell'aria, non le onde che battono contro la linea immaginaria che separa quello che sogni e vivi, bensì il costante crepitare del silenzio che al di là della sua insistenza ti smentisce e stringe tra il suo nulla, a indagare il timore che ferisce precipitandoti nel vuoto. Ascolta il ronzio di chi sei, come eco lontana che non c'è più. Ascolta l'altro cantico che intona la perturbante chiarità del giorno, che ogni sera torna a riscriverti nella rossa fessura. È più difficile superare la traduzione. Roja hendidura. En la tarde, la rojiza hendidura que el sol deja entre el cielo y el mar nos remita al principio de un rumor obstinado. Escucha, no el sonido del aire, no el batir de las olas contra la línea imaginaria que separa cuánto sueñas y vives, sino el constante crepitar del silencio que más allá de su propia insistencia te desdice y aprieta entre su nada. La hiriente indagación del miedo precipitándote al vacío. Escucha el zumbido de quien eres, como un eco lejano que ha dejado de ser. Escucha ese otro cántico que entona la turbadora claridad del día que viene cada tarde a reescribirte en su roja hendidura. Este viento. El libro es nuevo y no he visto el índice. Sí. Questo vento. Questo vento lontano reca un odore antico, un aroma di sangue coagulato nel tempo, la fragranza di un nardo offerto agli dèi, il profumo di un corpo quando cerca l'amore. Questo vento remoto osserva un sapore d'ossido, di anonimi naufragi ormai scritti sui mari, di una vecchia corazza perduta dalla storia che cela nella ruggine il mio cuore gelato. Questo vento mi chiama ancora col mio nome, quello che mi ha usurpato la lingua degli altri, e in battaglia ostinata della luce e dell'ombra, accanto al manto d'oro abbandonai dell'essere. Questo vento ferisce con violenza il mio volto, incrosta nella spiaggia la sabbia sulla pelle. Mi ricorda un'origine confusa della vita. Nel suo fischio domanda, solamente domanda. Tengo che dire che
Este poema, pues, está basado en un acto físicamente real. El viento en las playas de Cádiz, es el viento de Levante cuando sopla, es una cosa que no se puede estar. E incluso incrusta, como he dicho, las arenas en la piel. Y lastima, es como una sesión de acupuntura, casi, no se può stare, no? Questa poesia nasce, dice, da un evento reale. E chi è stato a Cadiz conosce che il vento di Cadiz è un vento che a tratti arriva così forte che non si sopporta, e quindi è quasi una sessione di acupuntura. Este viento lejano trae un olor antiguo, cierto aroma de sangre coagulada en el tiempo, la fragancia de un nardo ofrecida a los dioses, el perfume de un cuerpo cuando busca el amor. Este viento remoto tiene un sabor a óxido, a naufragios anónimos escritos en los mares, a una coraza vieja, perdida por la historia, que oculta tras su herrumbre mi helado corazón. Este viento me llama de nuevo por mi nombre, aquel que me usurpó la lengua de los otros, y en la terca batalla de la luz y la sombra, junto al manto dorado del ser, abandoné. Este viento lastima con su fuerza en el rostro, incrusta las arenas de la playa en la piel. Me recuerda un origen borroso de la vida y en su sitio y en su silbo pregunta, nada más que pregunta. Lo scarafaggio, appunto quello che dicevo prima, che non era un'offesa al poeta, bensì il titolo di una delle poesie più intense. Lo scarafaggio. Traccia un sentiero tra le dune, non sa dove va, o forse è proprio quel non sapere apparente il motivo della sua esistenza sotto il sole, segnando uno schema della vita che scorre, serpeggia, torna sui suoi passi e insiste ancora a andare. Pazientemente scrive, e la presenza sua è scrittura sulla sabbia che cancella e cancella il vento, lo schizzo di un cammino senza meta, o intorno a te, pietra sepolta, a significare senza rivelarti. È una specie di poetica questo poema, perché è chi non ha visto en la playa, in una duna, un escarabajo che surge e empieza con sus patitas a ir por la arena e escribe algo. Está diciendo una escritura que no sabemos, y de pronto el viento la borra, pero él insiste y escribe y escribe y escribe, y al final esto es la imagen de lo que es la escritura para mí, creo, para los que escribimos, ¿no? No, no, que traduzca, ¿no? Es importante. Allora, questa è poesia, appunto, una specie di poetica, per chi non ha mai visto, appunto, questo scarafaggio su una spiaggia, diventa una metafora della scrittura, quello scrivere sulla sabbia, un'immagine che trovo veramente molto poetica e che personalmente a me, nel momento della traduzione, mi ha ricordato le parole di Borges. Borges diceva che tutti noi scriviamo sulla sabbia, ma dobbiamo continuare a scrivere sulla sabbia, come se la sabbia fosse pietra.
el escarabajo. Traza un sendero entre las dunas, no sabe a dónde va, o quizás sea ese aparente no saber el motivo de su existencia bajo el sol, dibujando un esquema de la vida que fluye, serpentea, sobre sus pasos vuelve e insiste otra vez más en ir. Pacientemente escribe y su presencia es escritura sobre arena que borra y borra el viento. El esbozo de un camino sin rumbo o alrededor de ti, piedra enterrada para significar sin revelarte. Muchas gracias, José Ramón. Adesso va bene, passiamo al secondo poeta, appunto grazie a José Ramón e Paul, che si è bagnato anche di acqua, dal deserto e l'acqua, visto che parlavamo di sabbia, abbiamo bagnato, appunto. Va bene, passo la parola adesso ad Andrea Tavernati, che ci introdurrà invece il poeta Raffaele Soler, che è anche un ottimo prosatore, oltre che significativo poeta. Esatto, allora noi vi presentiamo di Raffaele Soler l'antologia Troppo vetro per questa pietra, che è questa qua, ed è stata pubblicata anch'essa dai Quaderni del Bardo di Stefano Donno, che ormai è un emerito editore di testi spagnoli e di poesia contemporanea spagnola, e che raccoglie tutta la produzione, o meglio, antologizza tutta la produzione poetica di Raffaele Soler dal 1980, data della prima raccolta di poesie, fino all'ultima, che è del 2021. Quindi è un'antologia che veramente permette di cogliere tutto l'excursus letterario di Raffaele Soler, che nasce a Valencia nel 1947, come diceva Laura, oltre ad aver pubblicato 6 libri di poesia, è anche narratore, ha pubblicato altrettanti romanzi, ha ricevuto premi significativi in Spagna, e come il Juan Ramón Ximénez e il premio della critica valenciana, e ha pubblicato già i suoi libri in moltissimi paesi, in Europa e anche all'estero, e ha partecipato a innumerevoli festival di poesia un po' in tutto il mondo, quindi è veramente un poeta molto conosciuto. Due note di lettura per introdurvi alla tipologia di poesia di Raffaele Soler. È una poesia che è sempre molto molto strettamente legata all'esperienza umana. Non è staccata dalla realtà, ma dialoga fra il lato interiore e il lato esteriore dell'uomo, con tematiche che sono un po' di tutti, quindi in modo particolare parla molto dell'amore, della famiglia e della morte. Temi a cui, giustamente, come dovrebbe fare ogni scrittore e ogni poeta, non dà delle risposte definitive, ma apre al dialogo con i propri lettori. L'amore è qualcosa di sempre estremamente intenso, o a volte fuggevole, o a volte è addirittura un amore soltanto sognato, ma ha sempre delle sue ragioni che la ragione non conosce. I rapporti familiari nelle poesie di Raffaele Soler sono sempre legati a una difficoltà di comprensione che spesso deve essere risolta, e diventa una attenzione alla sopportazione dell'altro molto spesso, giunge spesso a rendersi conto di come sarebbe di alla rimorso, quindi a identificare come sarebbero potute andare le cose se ci fossimo comportati diversamente con l'altro, ma non ci siamo riusciti e magari è troppo tardi. La morte è naturalmente il mistero massimo, l'unica cosa totalmente altra da noi,
eppure fa parte costantemente della nostra esperienza quotidiana, ma contrariamente al noto luogo comune, non è quella cosa che dà un senso alla vita. Tutti questi temi, mi soffermo un attimo sulle due ultime raccolte di poesia, tutti questi temi sono concentrati nella raccolta Non sei nessuno finché ti sparano, che è del 2016 e che ha un titolo indicativo perché è molto teatralizzata. L'autore mette in scena il proprio omicidio da parte di un tu femminile che non si capisce bene quali siano le sue, i suoi motivi per effettuare questo omicidio, tant'è vero che a poco si ha l'impressione che la colpa non sia di una persona specifica, ma un po' di tutti, della società, del mondo, degli altri, forse dell'autore stesso che non ha saputo capire, quindi un po' di tutti o un po' di nessuno in fondo. E questo introduce molto a questa idea di proprio messa in scena. Rafael Soler mette in scena ripetutamente poesia dopo poesia, guardandolo da diversi punti di vista diversi, proprio ipotetico omicidio, facendo riferimento quasi a una sceneggiatura cinematografica che viene esplicitamente citata all'interno delle poesie. Quindi c'è questo concetto di teatralizzazione, quindi di presa di distanza dal proprio tema poetico, che sottolinea molto bene due caratteristiche costanti della poesia di Rafael Soler: il disincanto e l'ironia. Il disincanto è un tratto caratteristico che viene attuato attraverso una serie di contrasti continui all'interno delle poesie, nel modo di raccontare i propri temi. Da una parte ci sono delle porzioni molto, molto, molto metaforiche che si costruiscono per immagini progressive, che si montano l'una sull'altra fino a spiazzare completamente il lettore, che arriva a un certo punto e dice: ma che cosa sta leggendo? Non si capisce niente. E di contrasto ci sono delle parti che sono estremamente colloquiali, ci sembra veramente di parlare con un amico. Tutto questo crea una serie di contrasti molto forti che portano il lettore a collaborare costantemente nell'interpretazione della poesia. Rafael Soler riesce a chiamare un po' il lettore dentro le sue poesie e ci costringe un po' a diventare interpreti di quello che stiamo leggendo. Non è un'operazione sempre molto facile e soprattutto non è un'operazione a cui siamo abituati quotidianamente. Ma il bello della poesia è anche questo, che ci tira fuori qualcosa che non siamo abituati a fare quotidianamente, insomma. E l'ultima raccolta di poesie, che invece è recentissima, del 2021, e si intitola Le ragioni dell'uomo magro, estremizza ulteriormente questi aspetti. C'è una serie di immagini quasi simboliche. A un certo punto c'è il corvo con la C maiuscola, c'è la grande talpa con la G e la T maiuscola, personaggi allegorici che non vengono spiegati da Soler, poi magari chiederò che cosa vogliono dire, ma anche no, perché in fondo è compito nostro interpretare un po' come fa Bosch, quali sono gli elementi simbolici che il poeta immette nella sua poesia. Sono poesie che tendono ad essere molto frammentate, molto, molto costruite su versi corti ma molto fitti, in cui c'è un'atmosfera generale che va colta, che al di là dei simboli particolari. Un'atmosfera abbastanza pessimistica, devo dire, ma sempre molto significativa. E significativa del modo di essere della poesia in generale, e sempre giocati su contrasti anche molto ironici, per cui c'è uno stemperamento continuo. Il dramma viene sempre immediatamente corretto da qualcosa di ironia, una punta di ironia che allontana e ci fa capire che in fondo tutti i nostri grandissimi drammi quotidiani, forse tutto sommato, non sono poi così grandi, fanno parte veramente della vita e grazie a Dio
li possiamo percorrere per cui per il fatto stesso di essere vivi. Sì, dico ancora una cosa, il titolo della poesia è, della raccolta è molto bella secondo me ed è molto significativo anche questo. Troppo vetro per questa pietra, secondo me, questa è un'idea mia, si rifà un po' alla interpretazione stessa di quale dovrebbe essere la funzione della poesia, una funzione quasi eroica, che è quella di interpretare la realtà che ci appare sempre dietro, come se fosse dietro un vetro. Un vetro ci fa vedere le cose, ma allo stesso tempo ci separa dalle cose. La poesia dovrebbe essere quasi una pietra per rompere questo vetro e permetterci di entrare in contatto con questa realtà. Però il vetro è troppo spesso, troppo duro, no? E la pietra non riesce mai a romperlo, però ci deve provare sempre. E vedo che tra l'altro ho notato adesso che la raccolta di Ripoll si chiama a sua volta Pietra Rotta, quindi c'è un collegamento quasi semantico fra questo concetto di pietra che non riesce a rompere il vetro. Volevo chiedere prima di tutto una curiosità personale, cioè tra la tua prima raccolta e la tua seconda raccolta passano quasi 20 anni. Perché c'è questo iato così grande? Se 20 anni, perché 20 anni? Perché 20 anni tra la prima e la seconda raccolta? Perché passarono tanti anni? Perché stava scrivendo. Y escribir con acierto lleva tiempo. Y esa es la verdad. Tardé 20 años en decidir publicar otro libro con la ayuda de Lucía. Publica. Allora, tanti anni perché li ha passati a scrivere, e per scrivere bene ci vuole un bel po' di tempo, con dietro la moglie naturalmente che tirava dicendo pubblica. Okay. No, l'altra cosa che volevo chiederti è se questo tuo modo di fare poesia, che è così personale, ha degli ispiratori, oltre che poetici, diciamo così, filosofici. Nella cultura spagnola e nella tua esperienza personale? Un poeta es su voz y su mirada. El poeta, cada poeta lo que lucha es por conseguir encontrar una voz propia y ser reconocido por esa voz. Yo vengo de Vallejo, vengo de Lorca y vengo de Claudio Rodríguez, tres grandísimos poetas. Ogni poeta deve lottare per trovare la sua voce propria, la sua originalità. Tra i poeti che ha annunciato, Vallejo, Lorca e Rodríguez. Claudio Rodríguez. Sottolineo, Vallejo è uno dei miei preferiti anche. Lorca lo conoscete tutti, per cui forse è quello che meno presentazioni richiede, giusto? Però Vallejo è un grande. Adesso giustamente la cosa migliore se leggiamo le poesie di Rafael, e quindi passo la parola a Laura. Sì, non so se Rafael vuole che le legga prima io in italiano e poi tu le leggi, insomma, leggi prima tu in spagnolo, va bene? Quelle che tu mi hai detto, quindi. ¿Puedo levantarme? Absolutamente sí. Sí, por ver. ¿Qué? Tante gracias, Andrea, tante gracias. Claro. Sono molto felice de ser aquí. Tante gracias a tutti voi per essere con noi. La poesía es una grande casa con molte finestre. In ogni finestra un poeta. E fuori, ma allo stesso tempo vicinissimi i lettori. Mi rende molto felice accompagnare due grandi amici poeti,
un onore e un privilegio ascoltare oggi la vostra poesia davvero unica e eccezionale. Ci sono due tipi di poeti, quelli che scrivono per essere amati e quelli che scrivono e ancora non sanno che scrivono per essere amati. Sono molto fortunato e mi sento molto amato in questa città di Como. Canto per un grillo vecchio e mio. Esta es la prisa por volver. Encontrar tu cabellera haciendo siesta y tarde. Tiempo para contar la hierba donde habitas. ¿A quién importará la inmensa largura de tu canto? ¿Quién supo de ti para grabarte? Estabas allí, en soledad sin estrenar, pendiente de la tarde que volvía sumisa a tu corteza. ¿A quién le importará si sigues en la higuera, tristón, hecho unos zorros con la paciencia cubierta de intemperies? ¿Quién eres tú para comprar ningún destino, ver al hombre que soy, aunque no puede? Traías a tu espalda el corazón de agosto y la prueba de los nueve, la lucha por hacer de cada avispa un cementerio y el pez que reía en la escollera, erre que erre, sin acordarse nunca de nosotros. Ahora tengo prisa y llevo dentro un viejo cordel por si me sirve, la pluma y mi navaja para verte. ¿Quién dijo que habría otro verano? Que nunca, nunca, nunca seríamos mayores. Tú, gruñón de soliloquios, guardabas en las cañas lo que viene, esto que es, y la lluvia mojando mi infancia desde abajo para borrarla mejor y para siempre. Tú, filibustero, tramposo jugador aventajado, cantabas para mí un requiem de leyendas. Pisabas mi costado y luego, entre la ama perdida de un tebeo, limpiabas tu llanto de grillo prematuro. Sabías, como nadie, que era la muerte del jabato, mi última batalla cosida al calcetín. Y ahora tengo prisa, porque los grillos, entérate, sábelo todo, se mueren despacito, entre dos años, con su bastón de anís y su mochila, al sol, como querían. Allora mi levanto. Canto per un grillo vecchio e mio. Questa è la fretta di tornare, trovare i tuoi capelli che fanno la siesta e tardi il tempo di contare l'erba dove abiti. A chi importa l'immensa lunghezza della tua canzone? Chi ha saputo di te per lodarti? Tu eri lì, in una solitudine inesplorata, in attesa della sera che è tornata, sottomessa alla tua corteccia, che si preoccuperà se sei ancora nel fico, triste, malandato, con la tua pazienza coperta di intemperie. Chi sei tu per non comprare alcun destino, per vedere l'uomo che sono, anche se non può? Portavi sulla schiena il cuore di agosto, e la prova del nove, la lotta per fare di ogni vespa un cimitero, e il pesce che rideva nei suoi frangiflutti, su e su e su, senza mai ricordarsi di noi. Ora ho fretta e mi porto dentro una vecchia corda, in caso di bisogno, la penna e il mio coltellino per vederti. Chi ha detto che ci sarà un'altra estate, che non saremo mai e poi mai invecchiati? Tu, brontolone di soliloqui, servi nelle canne quello che viene, cioè questo,
è la pioggia che inzuppa la mia infanzia dal basso per cancellarla meglio e per sempre. Tu, filibustiere, abile giocatore d'azzardo, cantavi per me un requiem di leggende. Mi pungevi il fianco e poi, tra il ramo perso di un fumetto, ti asciugavi le lacrime di grillo prematuro. Sapevi, come nessun altro, che era la morte dell'audace, la mia ultima battaglia cucita nel calzino. E ora ho fretta, perché i grilli, sappilo bene, furbacchione, muoiono lentamente, entro 2 anni, con il loro bastone di anice e il loro zaino, al sole, come volevano. La struttura del mare. ¿Y quién dijo que allí, tumbado al horizonte por un piélago de nubes, el mar era otra cosa? ¿Quién dijo que apenas una línea, una quimera de salitre y aguardiente, atado por tiempo que son rocas, cubierta su piel de húmedas estelas, el mar se aprisiona de recuerdos, huye escandaloso por quicios diminutos y brota renacido en la quilla azul de un navegante y en la voz airada del poeta que busca en las velas su consuelo. Y allí, con un tráfico de sal, inspiración y desafío, el mar regresa a sus orígenes, se vuelve escollera, barlomento, tramontana, sacude su espuma solitaria y sombra de abismo cauteloso, convoca la marea, atusa el oleaje, se pierde con mimo de novicia entre las barcas. ¿Quién dijo que el agua prevalece, que voces submarinas se quiebran a su paso? El mar es una esfinge, un tálamo de rosa que aguarda paciente su destino. Un niño pregunta por su nombre. Un faro parpadea y viste su pupila de gaviotas. El aire se renueva, el viento crece, la mar pasa de largo, como siempre. ¿Quién dijo que nunca golpea la memoria? Que alegre resucita si lo llamas. El mar es un pacto con los dioses, un tiempo encaramado, pertinaz, que asola sin remedio mi laguna. Struttura del mare. E chi ha detto che là, caduto l'orizzonte da un pelago di nuvole, il mare era altra cosa? Chi ha detto che era solo una linea, una chimera di salnitro e di grappa? Legato dal tempo che sono rocce, la sua pelle coperta da scie umide, il mare prigioniero dei ricordi, fugge rumoroso tra piccole fessure e sgorga, rinato, nella chiglia blu di un marinaio e nella voce furente del poeta che cerca conforto nelle vele. E lì, con un traffico di sale, ispirazione e sfida, il mare torna alle sue origini, diventa frangiflutti, sopravento, tramontana, agita la sua schiuma solitaria e l'ombra di un cauto abisso, convoca la marea, regola le onde, si perde con la cura di un novizio, tra le barche. Chi ha detto che l'acqua prevale, che le voci subacquee si frangono sulla sua scia? Il mare è una sfinge, un talamo di rose che attende con pazienza il suo destino. Un bambino chiede il suo nome, un faro lampeggia e copre la sua pupilla di gabbiani. L'aria si rinnova, il vento si alza, il mare passa oltre come sempre. Chi ha detto che la memoria non colpisce mai, che risorge felice se la chiami? Il mare è un patto con gli dèi, un tempo acquattato, ostinato, che devasta senza rimedio la mia laguna.
dos poemas. Finito. Un po' di più su di lei. Un po' di più su di lei. Un poco más de ella. Inventa un ángel. Y cede de tu asiento a la hora del martini, de las prisas, en este banco, en este parque, en esta plaza, con más bancos que palomas. Busca luego un nombre adecuado a tu impostura y escáncialo con devoción sobre su pelo, evitando una caricia que rompa el sortilegio. Disfruta así el instante que brinda tu osadía y no abras el periódico ni consultes el reloj, dos hábitos tristes y fuera de lugar ante un escote de alas blancas que te observa con la atención de quien afila un lápiz y cortés alza las cejas cuando al fin se les cruza con esa lentitud que solo tienen ellas. Quizá se llame Lola. Tiene un lunar, una bufanda y no volverás a verla nunca. Un po' di più su di lei. Inventa un angelo e cedigli il tuo posto all'ora del martini e in fretta in questa piazza con più panchine che colombe. Cerca poi un nome adatto alla tua impostura e versalo con devozione sui suoi capelli, evitando una carezza che romperebbe l'incantesimo. Goditi così il momento che brinda la tua audacia e non aprire il giornale o consultare l'orologio, due abitudini tristi e fuori luogo, davanti a una scollatura di ali bianche che ti osserva con l'attenzione di chi tempera una matita e alza educatamente le sopracciglia mentre finalmente si sbroglia con quella lentezza che solo loro hanno. Forse il suo nome è Lola, ha un neo, una sciarpa, e non la vedrai mai più. El último poema. Para que nadie olvide el tamaño de su miedo. Para que nadie olvide el tamaño de su miedo. En un sueño caben todas las palabras que nunca pronunciaste y el decoro de haberlas olvidado cuando se hizo la luz. Niño crucial, mujer al son de todas, joven almado con estatura suficiente, hombre que nace en su coyunda fértil, dispuestos a vestir la carne que les llama, pues todo empieza ahora. En la axila un trueno, en la boca 100 semillas precintadas, en la espalda liviano el peso de su nombre. Y abajo, zurcido el pantalón, junto a la pelvis anhelante, alzado en su escote el fregón de las discordias, un fruto escondido, una espina crucial enarbolada, un testimonio accidental definitivo. Tú, a la espera, atónito de hombros, todavía inclinar superlativo en el caldo nutricio que te acoge, pues todo empieza ahora. Y siempre será el silencio la única respuesta cuando proclames exigente que el aire que respiras, las manos que amas y el cielo que te cubre son tu manera de estar alzado entre las cosas. Que solo para ti, futuro perdedor de cuanto tienes, fue trazada la dimensión del agua y el espanto azul de las estrellas. Pues todo empieza ahora, aunque lejos resuene indiferente una carcajada, al comprender que apenas fuiste un liviano envase desechable, burbuja que por brillar estalla, una costura en la arpillera universal del frío.
affinché nessuno dimentichi la dimensione della propria paura. Dentro a un sogno stanno tutte le parole che non hai mai pronunciato e il decoro di averle dimenticate quando si è fatta la luce. Bimbo cruciale, donna al suono di tutte, giovane animato con sufficiente statura, uomo che nasce nella sua cinghia fertile, disposti a vestire la carne che li chiama, poiché tutto inizia adesso. Nell'ascella un tuono, nella bocca 100 semi impiombati, sulla spalla leggero il peso del suo nome. E sotto, rammendato il pantalone vicino al pube anelante, sollevato nel suo spacco il proclama delle discordie, un frutto nascosto, una spina cruciale inalberata, un testimone accidentale definitivo. Tu, in attesa, attonito di spalle, ancora inguinale superlativo nel brodo nutritivo che ti accoglie, poiché tutto inizia adesso. E sarà sempre il silenzio l'unica risposta, quando proclamerai esigente che l'aria che respiri, le mani con cui ami e il cielo che ti copre sono la tua maniera di stare sollevato tra le cose, che solo per te, futuro perdente di ciò che hai, è stata tracciata la dimensione dell'acqua e lo spavento azzurro delle stelle, poiché tutto inizia adesso. Benché lontano risuoni una risata indifferente nel capire che sei stato appena un leggero travaso scomponibile, bollicina che per brillare esplode, una cucitura nel sacco universale del freddo. E passerei adesso al nostro giovane poeta Yonan Dion, che presenterò io brevemente. Allora, Yonan Dion è nato da una famiglia profondamente legata alla cultura e si è quindi appassionato alla musica, alle letterature, all'arte sin da bambino, perché è figlio di un grande cantautore spagnolo, Paci Andion, un cantautore famosissimo negli anni 70 e 80. Probabilmente quindi la musica gli è proprio entrata dentro, fa parte della sua poesia. Tra l'altro, lui ha conseguito delle lauree in giurisprudenza, in scienze politiche, amministrazione presso l'Università di Madrid, però la cosa interessante è che ha vissuto a Roma, infatti conosce bene l'italiano, e ha studiato legge e lavorato nel mondo dell'arte per l'ufficio mecenatismo dei Musei Vaticani. Ha vissuto anche a Los Angeles, in California, dove ha conseguito un master in diritto dello spettacolo e business presso la University of Southern California, e ha lavorato anche come consulente in materia di cinema e musica, quindi diciamo una formazione anche molto variegata. È poliglotta, musicista, ha pubblicato ben 6 libri di poesie, pur essendo così giovane, e appunto in questo è stato invitato a vari festival di poesia, e in questo libro che abbiamo pubblicato con i Quaderni del Bardo sono raccolte parte, diciamo, delle poesie che ha pubblicato in spagnolo nei precedenti suoi libri. Il titolo è Costruire un cubo di carta in solitudine, e è stato tradotto in italiano da lui stesso. Poi mi ha chiesto di rivedere con lui la traduzione, e per me è stato davvero un confronto interessantissimo, perché la traduzione di poesia da una lingua all'altra richiede davvero tempo e rispetto per il testo originale, oltre ad aver arricchito tantissimo la mia stessa poesia. Abbiamo fatto infatti un lavoro a 4 mani, un confronto importante, che mi ha permesso anche una lettura approfondita dei suoi versi. L'antologia infatti è divisa in 3 parti, come vi dicevo, prendono il titolo da precedenti libri, e il lettore è indotto a fermarsi e a riflettere quasi su ogni verso, in un certo senso a scomporre il testo di ogni poesia, perché ogni verso ha una spiccata valenza metaforica, è ricco di echi, di rimandi al vissuto dell'autore, che è strettamente legato alla sua profonda conoscenza appunto nel campo della musica e in quello dell'arte.
Probabilmente, come dicevo prima, dal padre ha ereditato il senso del ritmo. Jonsi è orientato in particolare, mi sembra, di capire allo studio del jazz, e il ritmo del jazz mi sembra di ritrovare nei suoi versi. I suoi testi rimandano, a mio avviso, al free jazz per la totale libertà ritmica, il respiro ampio del verso che si alterna alla sua frammentazione, l'originalità dello stile che cattura il lettore sin dalle prime poesie. E non a caso, tra le prime poesie che incontriamo nella raccolta, ce n'è una dedicata al famoso trombettista americano Chet Baker, che prende il titolo da una delle sue più celebri canzoni, You Got to My Head, ed il poeta dà voce proprio al musicista, in pochi, intensi e toccanti versi, dove il racconto della propria vita tormentata sembra trovare un momento di pace nell'amore verso una donna, sognando, e cito proprio i versi della poesia, un luogo eterno dove tenerti. Sempre in questa sezione del libro, che si intitola La mirada aperta, la bierta, lo sguardo aperto, Andion dedica le sue poesie ad alcuni quadri di pittori da lui amati, El Greco, Van Gogh, Chagall, Edward Hopper, Salvatore Dalì ed altri. Ed è molto interessante il lavoro che lui fa di interpretazione in versi dei quadri, cercando cioè di dare al lettore la possibilità di essere lui stesso una sorta di pittore ideale, che attraverso le suggestioni offerte dalla parola poetica ricrea nella propria mente una nuova e personale immagine del dipinto. Nelle altre due sezioni, il sonido del biglia e il suono della vedetta ed il calore occulto della cosa rotas, il calore nascosto delle cose rotte, vertono invece su riflessioni legate alla nostra esistenza, ai problemi del nostro tempo, come la solitudine, che al giorno d'oggi, pur vivendo nell'epoca dell'iperconnessione, sembra essere un problema ancora più grave che in passato. E anche se può indurre a una maggior riflessione, introspezione di noi stessi, anche se, cito appunto sempre i versi di una sua poesia, di questa sua poesia, riflettere è un animale selvaggio, mi pare proprio che emerga appunto da questi versi diciamo una sorta di solitudine interiore. In un altro verso, sempre di questa poesia, costruire un cubo di carta in solitudine, che è poi quella che dà il titolo alla raccolta, Andian dice: costruire un cubo di carta in solitudine è come navigare un muro. A me ha colpito moltissimo questa metafora, che indica appunto la difficile condizione esistenziale dell'uomo contemporaneo e la difficoltà a volte di superare le contraddizioni che ci attraversano e che attraversiamo quotidianamente nella nostra vita. Un altro tema presente nell'antologia mi sembra che sia quello del senso del limite che appartiene alla vita umana, cioè dell'impossibilità della nostra mente, di noi stessi, di poter comprendere l'insondabile e il senso di sconfitta che ne deriva. E questo mi sembra che esprima molto bene i versi dell'intensa poesia Le cose impossibili, che poi vorrei che tu leggessi. Sono solo indicazioni ovviamente per la lettura del libro di Yon Andong, e il lettore attento può trovare davvero tantissimi spunti di riflessione che sono offerti dalle immagini che le tantissime metafore che egli usa nelle sue poesie stimolano nella mente del lettore. Adesso però voglio passare subito a lui la parola e ti faccio questa domanda. La musica in particolare e anche le arti figurative fanno parte, direi, in modo significativo del tuo bagaglio culturale. Puoi spiegare che cosa è legata alla scelta di privilegiare nella tua vita l'arte del linguaggio, cioè la poesia, rispetto ad altre forme d'arte? E qual è il valore che secondo te la poesia può avere nella società contemporanea? E un'altra domanda che ti faccio è: mi spieghi perché hai scelto questo tipo di copertina della pittrice Lyubov Popova dell'Avanguardia Russa? Grazie Laura, tento di parlare in italiano, comunque così la gente mi può capire, spero, meglio. Io vorrei ringraziare in primo luogo a te per tanti incontri, tante chiamate telefoniche. È stata un'esperienza perfetta, veramente, di ritrovarci tra la poesia e la passione per la cultura.
e anche il nostro editore, la Casa della Poesia di Como. Io mi sento molto speciale, sono molto ringraziato di essere qua tra due grandissimi come José Ramón Ripoll e Rafael Soler, che sono due referenti fondamentali nella poesia spagnola contemporanea. Allora, sulle domande, che non sono facili, il mondo è un luogo aperto, no? Quello è ovvio, noi facciamo quello che possiamo, la poesia, il pensiero, è vero quello che dice José Ramón Ripoll, ma anche esperienza, no? L'esperienza anche si torna pensiero, la pia, il pensiero è esperienza, è così che siamo fatti, i limiti vengono non a dire cosa che non possiamo fare, ma dove siamo. Poi quello che vuole ognuno fare è una questione di libertà e di intenzione. Allora, io sono venuto sempre affascinato dall'arte e dalla musica, sono figlio di un musicista che è diventato importante in una epoca particolare, molto particolare della Spagna, e comunque ho sentito un'ombra incredibilmente immensa. E allora suono qualche strumento e non ho mai dipinto, però ho cominciato a leggere, e comunque uno così comincia con un veleno, poco a poco, e termina tentando di fare la cosa sua, no? No, la cosa che fanno gli altri, ma quello che può portare uno, no? E poi il posto è per ognuno per sceglierlo. Però sì, almeno a me è sempre interessata la poesia come un'esperienza, dico come trovarsi a un posto. È vero che magari abbiamo un pensiero, un concetto principale, ma mi interessa di portare il lettore a un'immagine, a un luogo, a un posto con quei colori, con quei limiti, e di lasciarlo lì e vedere ognuno come esplora il mondo. Grazie, va bene. E per la copertina? Ah, sì, la copertina. Allora, la copertina, sono tre libri, abbiamo tre figure. Una... sono tre libri, sono tre figure. Uno dei libri, Lo sguardo aperto, sono solamente poemi di opere d'arte, di canzoni anche, sculture. E questa è una grandissima donna artista che si chiama Lyubov Popova, che è dall'avanguardia russa, comunque nata nel 1890 tanti, e morta nel 1924, fa 100 anni quasi che è già passata, però era futurista, concettuale, come potete vedere era contemporanea di Kandinsky, era una bravissima figura artista, donna a richiamare. Benissimo, quindi ci sta con le tre sezioni. Sì. Facciamo... Sì, le vuoi leggere tu anche in italiano? Sì. Bueno, facciamo metà se vuoi. Va bene, basta che... Perché sempre è buono di essere onesto, e io sono un soldato, sono venuto qua da parte di Laura, e Laura... vuole che io legga queste poesie, io le leggo, non ho niente da dire. Però se vuoi facciamo questi tre, io leggo in spagnolo, tu leggi in italiano e finiamo con un italiano che ho scelto io. Adesso mi devi dire perché io le avevo segnate. Beh, poi mi dici la pagina. 11. Sì. Comincio io? Prego. In spagnolo? Sì. Questo poema va a Chet Baker, You Go to My Head. Okay. Quedarse. Sentarse a apedrear la acera. Perder la mirada en los coches. Oír el crujir del ombligo de un bordillo. Olvidar el sabor de la boca de una trompeta. Sortear un jazz casi quieto, de equilibrio impreciso, como la madrugada. Como un beso perdido,
que nunca se dio. Bailar como un idiota. Perder la cabeza un rato. ¿Qué fue de todo lo que fuimos? Que de tu dulce aliento contra la piel del perdedor que te inventa. Y te besa, y te abraza, y te agarra de la cintura contra el vértigo insolente de lo mundano. ¿Qué fue del cantar en un hilo? ¿Qué hay de la compasión de los infiernos y su ternura para un desdentado? Volver a sus escaleras, al descenso que es caída, que es blancura, y un lugar eterno donde tenerte. You go to my head. Restare. Sedersi a lanciar sassi nella strada. Perdere lo sguardo nelle auto che passano. Sentir vibrare l'ombelico del marciapiede. Dimenticare il sapore della bocca di una tromba. Entrare in un jazz, quasi fermo, in equilibrio, impreciso come il crepuscolo, come un bacio perduto. Mai dato. Ballare come uno sciocco. Perdere un attimo la testa. Dov'è il tuo dolce respiro contro la pelle del vinto che ti inventa e ti bacia e ti abbraccia e ti afferra i fianchi contro la vertigine insolente del tuo vuoto? Cosa ne è stato del cantare in un filo? Cosa ne è stato della compassione degli inferni e la loro tenerezza per uno sdentato? Tornare alle scale, alla discesa che è caduta, che è candore, e un luogo eterno dove averti. Il prossimo si chiama Le cose impossibili, e apriva Il sonnino del vigia, che è un libro che ho scritto partendo da, no su, no per, però partendo da John Coltrane, che è stato un grandissimo musico e quasi filosofo del secolo XX. E questo dice così. Vivo con esto en la cabeza. ¿Dónde están las cosas imposibles? Delante de mí, este mapa plano que me niega. Traza líneas entre lo que es. Nombra solo lo que conoce. Conoce solo lo que todo el mundo conoce. Los nombres estaban ya dados. Y todo lo que no es, ni tiene nombre, ni existe. Ya. ¿Acaso soy todo lo que conozco? Las distancias se despiertan en el anverso del lugar. Y vivir es lo que esconde para sí el sueño delgado del vigía. Le cose impossibili. Vivo con questo pensiero in testa. Dove sono le cose impossibili? Davanti a me questa mappa piatta che mi rifiuta. Traccia i confini tra ciò che è, nomina solo ciò che conosce, sa solo ciò che tutti sanno. I nomi sono ormai stati dati e tutto ciò che non è non ha un nome e non esiste. Già, sono tutto quello che so. Le distanze si ridestano nel dritto del luogo. Vivere è ciò che nasconde per sé l'esile sogno di chi vigila. E per finire, bueno, non per finire, per il penultimo, il primo dei ultimi poemi, dei più nuovi, il primo di tutti,
che dà titolo a questo libro, che è un regalo immenso per me. Costruire un cubo di carta in solitudine, armare un cubo di papel in solitario. Armar un cubo de papel en solitario es como nunca despedir la urgencia de un sol de invierno. Hay un espacio capital en el plomo de un lapicero, vértices de amianto en el borde de los floreros y una sombrilla de blancos a la que dedicar unas líneas en el abismo. Melancolía es amante de bolsillo. La soledad de este barrio escarcha la última mitad del otoño en su peonza. Le pone nombre de parking al café y acantilado al negro acuoso de su alabanza. Reflexionar es un animal salvaje. ¿Y qué de aquellas filas infinitas por cascadas y su caricia a caja pulida de abandono? Como un minuto perdido del cariño. El insurrecto placer de la pureza. Cargar con el fraseo al piano del efluvio y alternar sacos de alcurnia, fantasía, estambre esculpido de lo que se va con la paciencia del ferrocarril. Salir es una manera de contarlo. Plata triste de testigo desvalido, al final de todos los cuentos. Ansiar es casi el azul profundo del ahogado y encontrar un silencio rasgado de sirenas. Armar un cubo de papel en solitario es navegar una pared. Construir un cubo de carta en solitudine. Costruire un cubo di carta in solitudine è come mai dire addio all'urgenza di un sole d'inverno. C'è uno spazio capitale nella mina di una matita, vertici di amianto sul bordo dei vasi e un ombrello bianco a cui dedicare qualche verso nell'abisso. Malinconia è amante da taschino. La solitudine di questo quartiere gela l'ultima metà dell'autunno nella sua trottola, da al bar nome di parcheggio e scogliera al nero acquoso della sua lode. Riflettere è un animale selvaggio. E che dire di quelle file infinite e incascate e la sua carezza, scatola lucida d'abbandono, come un minuto perduto dell'affetto, l'insorto piacere della purezza. Portare il fraseggio al piano dell'effluvio e alternare sacchi di nobile fantasia, stame intagliato di ciò che se ne va con la pazienza della ferrovia. Uscire è un modo di raccontarlo. Triste argento di testimone svantaggiato alla fine di tutti i racconti. Desiderare è quasi il blu profondo dell'annegato e trovare un silenzio spezzato di sirene. Costruire un cubo di carta in solitudine e navigare un muro. Adesso dovete avere ancora qualche istante di pazienza prima di precipitarvi a comprare i libri, perché non dovrei... Volevo leggere un altro. Scusami. No. Volevo leggere solamente uno in italiano, se mi lasciate, perché sì, non ho mai letto un poema in italiano in Italia nella mia vita. Comunque questo è un piacere che non ne posso... È vero che questo poema, penso, viene al caso assolutamente, perché adesso occupo il terzo luogo tra due grandissimi poeti, come José Ramón e Rafael, e parla del giallo, e questo libro è un familiare certamente del giallo, no? Questo color mostaza, come decimos in spagnolo. Allora,
terzo luogo nello spettro luminoso, che è veramente il luogo che occupa il giallo nello spettro luminoso, il terzo. Non è il giallo il fratello minore di Morfeo, escluso per brillo dal romanticismo, imperterrito entusiasta della sensazione, che non sono tutti al contempo i desertori. Sogna a porte aperte la rivoluzione della spiaggia nelle maree e la maniera di ridere che ha l'interezza. Sfonda la chiarezza per i confusi, sprona il destino allo strapiombo delle finestre. Paranco di fiori per magia e un manifesto da portare nella fuga. Rimugina come la bigliettaia di un teatro abbandonato. Ah, come la fratellanza. Grazie mille. Adesso due parole al nostro editore, a cui non ho dato la parola prima e che vorrei che dicesse due cose sulla casa editrice, e dopo sì, prego, sei tu. Grazie a tutti per la vostra generosa presenza, ringrazio i poeti che abbiamo pubblicato, sono, non sono onorato, per me è stato un sogno poter avermi nella mia casa editrice. Grazie, grazie, grazie. E professor D'Arcosa, un sentito di cuore ringraziamento perché ha fatto dei miracoli su questi libri insieme a Laura Garavaglia, che mi ha proiettato direttamente su altre dimensioni internazionali. Quando ho avuto l'opportunità di leggere tutti i testi, mi è venuta in mente questa frase di Elano delle Isole: «Omnis mundi creatura, quasi liber et pictura, nobis est in speculum». Nostre vite, nostre mortis, nostri status, nostre sortis, fidele signatulum, ovvero ogni creatura dell'universo quasi fosse un libro o un dipinto per noi come uno specchio della nostra vita, della nostra morte, della nostra condizione, segno fedele della nostra sorte. La poesia di questi poeti, che rappresentano la poesia spagnola contemporanea, racchiudono l'universo intero per me, e racchiudono ogni simbolo. E perché la poesia è questo, è totalità, è totale simbolo interiore, totale forza poetica della vita, dell'esistenza, è un'ontologia del miracolo, io la chiamo. Ma la mia piccola casa editrice è anche una casa editrice che si scontra con la realtà dei fatti, della contemporaneità. Una casa editrice che con Laura Garavaglia, Andrea Tavernati, la casa della poesia di Como, è stata in grado di produrre un'antologia, ad esempio, faccio un esempio così, di poesia ucraina, mentre c'erano i bombardamenti a Kiev. E questo significa che insieme possiamo fare una casa editrice senza se e senza ma, dove la poesia è la protagonista totale. Grazie. Velocissimo intervento del professor Guarracino, che voleva dire qualcosa appunto sui poeti. E... certo, vieni qui. Purtroppo, vista l'ora, dobbiamo. Sì, sono vivissimo. Ah, finalmente conosco dal vivo Guarracino. Sì. Guarracino? Anche io conosco. Sì, perché mio amico. Appunto, io conosco bene la poesia di Raffaele Soler, non è la prima volta, negli altri due. E comincio ad apprezzare quello che stanno dicendo. Allora, non potendo parlare specificamente, anche perché Laura già altre volte mi ha tolto la parola. Sei bravissimo, però. Allora, dico semplicemente tre suggestioni che sono venute fuori nell'ascoltarvi. Tre suggestioni che mi riportano, e come tu hai chiamato in causa un poeta latino della decadenza, io chiamo in causa tre elementi
culturali del mondo antico. Intanto Ripoll mi ha fatto venire in mente un autore, quando parla, intanto è fondata la sua poesia su due metafore, correlativi oggettivi, il mare e lo scarafaggio. È un'immagine, quella dello scarafaggio, che scrive e si cancella continuamente sulla sabbia. Ma quell'immagine, l'immagine del vento, mi fa venire in mente Ibico, il poeta Ibico, come il vento del nord rosso di fulmini. È un frammento strepitoso, strepitosamente tradotto, bellissimo, da Quasimodo. Quindi è un'immagine, e quell'immagine del vento rosso di fulmini c'era nell'immagine, nella poesia dove c'era il vento, il rosso, il rojo, come si concludeva proprio quella poesia con il rosso. La suggestione che mi viene invece dalla poesia di Rafael, ripeto, io lo conoscevo, l'ho conosciuto, ci siamo incontrati a Madrid, ci siamo incontrati in Italia, ci siamo incontrati in varie circostanze. Ecco, c'era un testo, sopra, al di là del tema del soliloquio, che è un tema, la sua poesia è un soliloquio, la sua poesia è un parlare con se stesso, con un tu che sembra essere un'altra persona, una figura femminile, ma forse non è una figura femminile, può essere tranquillamente lui stesso. C'è comunque anche lì un'immagine di un animale, di un insetto, il grillo, insomma, ecco. E fa venire in mente Montale, un certo Montale, il grillo del focolare, oppure c'è un'immagine che mi fa venire in mente Rimbaud. Forse Rimbaud è un autore che dal punto di vista delle immagini, prima ancora di García Lorca, è un autore che dà un senso visionario che poi si trasmette nella poesia spagnola, nella generazione di, appunto, di García Lorca, ripeto, il Rimbaud di un testo di Montale intitolato Per ricordare, un testo del 52, Per ricordare Rimbaud, dove viene raffigurata la poesia come Rimbaud è uno che vola come una farfalla. Montale si paragona la sua scrittura, il suo modo di mettersi di fronte al reale, con un tentativo di elevarsi, a un volo di starna, a un volo pesante di starna. Ecco, c'è questo gioco nel testo di Raffaele. Ma non solo, c'è un certo punto nell'idea del mare, di un mare angoscioso che sembra sommergere, che sembra continuamente sommergere un io che è sballottato dalle onde, mi fa venire in mente, anche qui, un ricordo classico, Bacchilide. Mi fa venire in mente il lamento di Danae costretta, prigioniera dentro un'arca, condannata ad essere sommersa dalle onde, e cerca di superare la solitudine, il senso della solitudine, con le parole. C'è l'idea delle parole che tengono in qualche modo tengono compagnia all'infelice che è condannata al silenzio e alla morte. Invece Andion, che non conoscevo, chiedo perdono, lui è giovane, effettivamente molto giovane, ed è una bella scelta che ha fatto Laura, insomma. Intanto mi ha colpito, io ho letto alcuni versi, quelli che mi avevi mandato, e ho constatato una cosa. Intanto la forma del verso, penso a un testo intitolato Gas, insomma, dove intanto c'è l'idea, c'è il riferimento a Hopper, insomma, quindi un artista americano famoso, ecco, per la solitudine, famoso per il clima rarefatto che riesce a creare, quel famosissimo, insomma, ecco, suggestivo. Ecco, la forma del verso, che è molto
nominale, versi brevi, versi molto brevi, e poi la struttura sintattica di questi versi, che è tutto fondato su uno stile nominale. C'era un autore, di cui mi sfugge il nome, che aveva proprio scritto un libro sulla forma nominale del verso, insomma, sulla struttura nominale della struttura nominale del verso, non un'elaborazione ampia, ma proprio versicoli brevi, secchi e molto infiniti, ecco, molto infiniti. E poi mi ha colpito, intanto, questo testo in cui si parla del senso del limite, che si conclude con una metafora strepitosa: navigare un muro. Chi non ricorda il muro dei cocci aguzzi di Bottiglia, di Montale? Ma senza evocare Montale, del Meligiare, padre di Assorto, testo famosissimo del primo Montale, c'è tutta una riflessione sul tema dell'essere. E allora, visto che ho insistito su questi antichi, come non pensare al mio Parmenide. No, ti parlo Leopardi. Aspetta, se mi lasci parlare ancora lì. Ma rimango lì. Parmenide. Una cosa è se viene detta, e non è se non viene detta, insomma, se non può essere detta. Ecco, una riflessione profonda proprio sull'essere. Parmenide, il filosofo eleatico del Perifusios sulla natura, ecco, questo è un gioco molto serio, ecco, per cercare di definire l'essere e il nulla, il limite, scontrarsi con il limite. E quindi ci sono tante possibilità di richiami, tante possibilità di... Grazie. Mi sono contenuto nei toni. Grazie, sei stato come sempre molto puntuale, sempre acuto, il nostro Vincenzo Guarracino, che oltre ad essere, lui è un ottimo critico, in realtà è anche uno straordinario poeta. Lo si conosce molto meno come poeta, ho avuto modo di leggere questo suo ultimo libro, L'Angelo del Tempo, vi consiglio di acquistare perché è uno forse dei libri più belli che abbia letto nella poesia contemporanea. Vi ringrazio, italiano ovviamente, qui abbiamo i nostri amici spagnoli. Vi ringrazio tutti, siete stati davvero molto attenti e numerosissimi, e questo mi fa tanto piacere, perché vi assicuro che il lavoro che fa la Casa della Poesia è veramente un lavoro faticoso, però poi vedere così tante persone, avere qui questi poeti, ci riempie di tanta energia. Per cui continuiamo ad amare la poesia, continuiamo a sostenerla anche economicamente, comprando i libri. Buona serata.